tra 5 secondi. Motore, ma dove sono quei due? Portateli subito sul set. Sì, sì, ci siamo. No, io sono lì. Te sei di qua, io sono di qua. Ma c'è il segno, ma te sei di qua. Sì, ci siamo. Il semaforo rosso. Mi hanno fatto la multa. Un'altra ancora, ma sempre in ritardo, mamma mia. Io ho trovato un camion che non mi faceva passare. Ma non siete nemmeno truccati. Saltiamo il trucco. No, il trucco no. Però vabbè, facciamo senza trucco, via sti fogli, viene. Facciamo senza trucco. Sì, ci siamo, siamo pronti. Pronti. Sono di qua, sì, di là. Vai, sì, ok, ci siamo. Cari bambini, buongiorno, io sono Piero. Care bambine, buongiorno, io sono Angela. Piero. Angela. Piero. Angela. Maestre. Maestri. E con grandissimo. Immenso piacere che vi presentiamo la puntata speciale di Super Wow, il piacere della scoperta, il diritto al futuro. In diretta qui dagli studi televisivi di Fano Casa Cecchi. Oggi per parlare della giornata di oggi. Stop! 30 secondi di pubblicità. Ma solo oggi? Certo, oggi parliamo di oggi. Ma no, ma scusa, solo oggi. E scusa, domani di cosa parliamo? Domani parliamo di domani. Ma come domani parliamo di domani? Ma ci siamo documentati tanto. Non possiamo mica fare una puntata al giorno. Ma senti, se ti fa piacere. Se mi fa piacere. Ma come, ma cosa c'entra? Che discorso è se mi fa piacere? Ma no, non è che mi fa piacere. È che noi non possiamo cambiare ogni giorno una puntata. Oh, ma sai, mai studiato? Ma lo sai perché siamo qui? Ma come ti permetti? Lei lo sa chi sono io. Tu sai chi sono io. Io sono Piero. E io sono Angela. Piero. Angela. Senti, però adesso basta di litigare. Sì. Anche se colpa tua. Però ripassiamo insieme perché la puntata di oggi è abbastanza complicata. Sì. Per esempio, ripassiamo. Allora, dobbiamo parlare del 14 dicembre. Allora, cos'è successo il 14 dicembre del 1954? È il compleanno di mio nonno. Ma no, tuo nonno, ma scusa, ma tuo nonno non è di marzo? È vero, c'ha ragione, mio nonno è di marzo, è vero. Lo so io. Guarda, ce l'ho qui sulla punta della lingua perché il 14 dicembre hanno scoperto l'America. No, precisamente. Era il 12 ed era ottobre. E poi, no, era il 1492. Ma dai, non ci posso credere. Come sono accorta tutte queste cose? Ma eravamo lì. Sì, infatti. Era una delle prime volte che eravamo inviati. Sì, esatto. Ma che bello. Eravamo lì. Eravamo sulle caravelle. Io ero sulla Nina. Io sulla Pinta. Santa Maria. Ma cosa dici? No, ma cosa c'entra? La Pinta, la Nina. Chuck si gira. Siete in onda. Tocca a te. Il 14 dicembre del 1954 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite raccomandò a tutti i paesi di istituire la giornata universale del bambino. Così quel giorno tutti i bambini del mondo si sentono uniti. E il 20 novembre del 1959 la stessa assemblea adottò la dichiarazione dei diritti del fanciullo, ma fu solo il 20 novembre del 1989 che fu approvata la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Ci vollero tanti anni per mettere tutti d'accordo, agenzie internazionali, governi e associazioni non governative. Così furono stabiliti tanti diritti del bambino, il diritto alla vita, alla salute, all'istruzione, al gioco. E sapete quanti sono? 5. Di più. 14. Di più. 20. Di più. 50. Di più. 150. E la gallina canta. Di meno. 54. 54, per bacco. Come i miei anni, li ho compiuti giorni fa. Però, ma quello 54 non era tuo nonno. C'hai ragione, ma il nonno è di marzo. No, 54, scusa, 54 i diritti. 18. 18. Ma accidenti, mi sono addormentato a 54 e svegliato a 18. Lasciamo perdere, stiamo parlando della articolo numero 18 della convenzione, cioè ci sono 54 articoli e noi parliamo dell'articolo numero 18.
18. L'articolo 18 dice: i genitori o tutori legali devono curare l'educazione e lo sviluppo del bambino. Lo Stato li deve aiutare rendendo più semplice il loro compito. Quindi, se io non so fare un compito, esempio quello di matematica, posso chiedere aiuto allo Stato? No, non è proprio così. Effettivamente, che strano nome. Non conosco nessuno che si chiami Stato. Sì, Stato. Cosa c'entra lo Stato? Lo Stato non c'entra proprio niente, perché infatti lo Stato non è un nome, lo Stato è una preposizione, un articolo, una situazione. No, è un verbo, sì, è il voce del verbo essere, fare. No. È il verbo stare. Esatto, il passato prossimo del verbo stare. Io sono stato, tu sei stato, egli è stato, noi siamo stati, voi siete stati, essi stassero. Basta. Esatto, io sono stato, tu sei stato, tutti noi siamo lo Stato. Sì, esatto, sembra difficile, infatti è facile, sì, è molto facile in realtà. Prego, Pietro. Piero. Piera. Alberto. Uno Stato è una istituzione di carattere politico, sociale e culturale. Insomma, dove c'è un territorio ed un popolo che lo occupa, nasce uno Stato, con tante regole per vivere bene insieme. Le dichiarazioni dei diritti, però, da sole non bastano a proteggere i minori, se non sono applicate nella vita di tutti i giorni. Stop 60 secondi, vai con il meteo! Piero. Angela. Senti, Angela. Vabbè, ascolta, io lo ripassiamo, perché io non ho capito una cosa. Cosa vuol dire diritti? Vuol dire stare diritti. Oh, questa volta hai ragione. Mia mamma mi diceva sempre, stai diritta. Ma no, andare diritti per la propria strada, diritti alla meta. Sì, però se il semaforo rosso... No, ti fermi. Il diritto poi bisogna averlo, perché altrimenti... Oh, lo sai che il diritto è meglio del rovescio? Il rovescio certo. Non è bello. Il rovescio non effettivamente il rovescio è pieno di cuciture. No, cosa mi fai dire? Accidenti, fortuna che non siamo in onda. I diritti di cui stiamo parlando sono molto importanti. Sì, però sono più belli i diritti. Quelli dei bambini! Ci aiutano a vivere meglio e sono molto molto importanti. Esatto. Chiami i diritti e rispondono i doveri. Quando? Ma prima, scusa, hai fatto doveri? Prima, ieri l'altro, non lo so, dove... No, io intendevo doveri. I doveri, quelli che stanno sempre insieme ai diritti, che confusione! I doveri sono le cose che bisogna fare. I diritti sono le cose che bisogna avere, ripetiamo, ecco. I doveri sono le cose che bisogna fare. I diritti sono le cose che bisogna avere. Oh, ecco. Eccoli finalmente, guarda, ho trovato gli articoli. Gli articoli, sì. Ma Pietro, quelli sono gli articoli determinativi. Ah, sì, ok, Angela, continua, sì. Continua. Sì, continuo. Dai, continuo io. Sì. Andiamo un po'. Stiamo parlando degli articoli numero 28 e 29 della Convenzione sui diritti dei bambini, che come dicevamo è stata scritta il 20 novembre del 1989 e questi articoli sono molto importanti. Il bambino ha diritto all'istruzione e per garantirgli questo diritto gli stati devono rendere le scuole elementari obbligatorie per tutti, anche per te. E devono fare in modo che tutti possano frequentare le scuole medie, informare sulle varie scuole che ci sono e aiutare a frequentare anche le scuole superiori e anche l'università, ma non è caso tuo. Gli stati devono anche controllare che nella scuola siano rispettati i diritti dei bambini. Articolo numero 29. L'educazione del bambino deve sviluppare tutte le sue capacità, rispettare i genitori, la lingua e la cultura in cui il bambino vive, preparandolo ad andare d'accordo con tutti, rispettare l'ambiente, studiate l'Agenda 2030, rispettare i diritti e le libertà. Che cos'è la libertà? Cosa vuol dire per te essere libero? Per me? Ma no, per te, lo sto chiedendo ai bambini che ci stanno ascoltando. Ok, bambina o bambino che ci stai ascoltando? Che cos'è la libertà?
Pensaci, pensaci, parlane con i tuoi amici, con la maestra, a scuola, in casa, quando giochi, parlane con tutti. Poi scrivi filastrocche, parole, frasi. Anche poesie o brevi racconti. Le trasformeremo in una canzone. Se vuoi, puoi anche costruire il tuo burattino, perché ti diremo come fare e potrà parlare lui per te. E grazie alle vostre idee potremo mandare in onda la puntata speciale di Super Super Wow, il potere della creatività. Pensaci. 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 Pensateci. Pensateci, pensaci. Bo 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 bo. Bo 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 bo. Bo 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 bo. Pensaci. 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 Pensaci, 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 pensaci. Che cos'è la libertà? Liber, liber, libertà. Prova a dir cos'è per te. Liber, liber, libertà. Mandaci parole, filastrocche e frasi, anche le poesie nate dal tuo cuore. Dei disegni fatti con mille colori. Pensaci, 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 pensaci. Puoi costruire burattini che parlerà per te. Che cos'è la libertà? Liber, liber, libertà. Prova a dir cos'è per te. Liber, liber, libertà, che cos'è la libertà? Liber, liber, libertà, prova a dir cos'è per te. Liber, liber, libertà, la libertà. Chissà cos'è la libertà. Cos'è per te la libertà? Chissà dov'è la libertà. Chissà che fa la libertà. Chissà cos'è la libertà. Cos'è la libertà, chissà dov'è la libertà, chissà che fa libertà, la 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 la. La libertà, la libertà, oh yeah! Hanno i loro diritti, miau! Per me, che sono un gatto, libertà vuol dire che miagoliamo! Discutiamo! Ah. Per me, che sono una ragazza, la libertà è il diritto di sapere delle cose. Sì, sono d'accordo, è giusto pensare. Sì, è giusto pensare, ma mica tutti uguali. Io sono triste. Bisogna pensare bene, perché bisogna pensare bene, avete capito? Se no io piango, perché se gli adulti non sono intelligenti, non pensano bene, non proteggono i bambini, e allora sono guai. Burattino,
Ah, cosa vuoi? Non essere triste. Dai, su, su, coraggio. Ma tu mi capisci? Sì, sì che ti capisco. Hai ragione, ma sai com'è? Che a volte i diritti, anche se devono essere uguali per tutti, a volte succede che uno ha più diritti degli altri. E questo, hai ragione. Ragione, sì, non ci vuole. Gli adulti devono dire le cose e le devono spiegare con calma, perché i bambini devono sapere. Sì, hai ragione, i bambini capiscono, è meglio sapere le cose invece che succedano le cose senza saperle. Miau, 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 sì, 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 miau, sono d'accordo con voi, miau. Bisogna parlare di tutto con i bambini, miau, delle cose belle, anche delle cose brutte come la guerra. Bisogna parlare della morte e della guerra. Shhh. Gatto, gatto, non mi spaventare. Non ti voglio spaventare, miau. Cari adulti, ha ragione il gatto, perché se i bambini conoscono le cose... Se i bambini conoscono le cose, poi non hanno più paura. Sanno e comprendono anche le cose pericolose e da grandi sanno fare e scelgono le cose giuste. Se si scelgono le cose giuste si vive in pace e vivere in pace vuol dire stare bene. Sì, che bello, che bello, sì, 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 così stiamo in pace, giochiamo insieme, giochiamo in pace, vivere insieme, che bello, sì! Vivere insieme e vivere delle cose che ci interessano. Avere degli amici, sognare. La scuola è molto importante. Ti permette di realizzare i tuoi sogni. Tu che cosa vuoi fare da grande? Miau, miau, io voglio fare il cuoco, cucinare il pesce e mangiarne tanto. Io invece voglio fare la cantante, la ballerina e la giornalista famosa e viaggiare in tutto il mondo. Io voglio fare l'astronauta e l'inventore e andare sulla luna. Io voglio fare il dottore e anche il calciatore famoso, tutto famoso, sì! Io voglio fare l'astronauta! Io voglio fare l'astronauta! E quindi? Quindi cosa? Come cosa? Come fai per diventare astronauta? Impari a volare? Sai che un signore che si chiamava Icaro ci ha provato anche lui? Io questo Figaro non lo conosco. Eh sì, ci provo anch'io e vado alla NASA. Lasciamo perdere. Allora tu vai alla NASA e bussi, dici toc toc, NASA, posso entrare? Voglio andare sulla Luna. Sì, esatto, gli dico proprio così, che sono bravo a fare l'astronauta. E poi ho anche la tuta spaziale. La mia mamma me l'ha comprata per Carnevale. Allora, la tua tuta sarà bellissima, però per andare sulla Luna tu prima devi finire le scuole primarie, poi devi andare alle scuole medie, devi fare le superiori, l'università e se non studi con passione adesso, poi dopo come fai? Ma io non sono così bravo. Ma sì che sei bravo. Sono bravo anch'io? Ma certo che sei bravo, tutti siete bravi. Lo ha detto anche un signore che si chiama Gianni Rodari. Ha scritto una poesia bellissima per te, per tutti voi, che si intitola A un bambino pittore. Appesa a una parete ho visto il tuo disegnino. Su un foglio grande grande c'era un uomo in un angolino. Un uomo piccolo piccolo, forse
Anche un po' spaventato da quel deserto bianco in cui era capitato. E se ne stava in disparte, non osando farsi avanti, come un povero nano nel paese dei giganti. Tu l'avevi colorato con vera passione. Ricordo il suo magnifico cappello arancione. Ma la prossima volta, ti prego di cuore, disegna un uomo più grande, amico pittore. Perché quell'uomo sei tu. Tu in persona, e Dio voglio che tu conquisti il mondo. Prendi intanto tutto il foglio. Disegna figure grandi. Forti, senza paura. Pronte a partire per una bella avventura. Niente scuola? Niente NASA. Niente scuola? Tutto si complica. E se la scuola non ci fosse? Sarebbe tutto diverso. Potresti dormire fino a tardi, alzarti quando vuoi, giocare tutto il giorno con i videogiochi e guardare tutto il giorno la televisione. Ma da grande non potrai andare sulla Luna. Non potrai aprire il laboratorio di scienziato dove inventare tante cose belle e utili. Non potrai realizzare i tuoi sogni. Ma tu non vuoi questo, vero? Eh no, vero, perché sarebbe terribile. Una vita senza sogni è come un prato senza fiori o un albero di ciliegie senza ciliegie. Oppure una piantina di fragole senza fragole o un cielo stellato senza stelle. E tu non vuoi questo, vero? No, tu non vuoi questo. No. Quindi pensaci e scrivi due righe. Tre righe, quattro righe. Cinque righe. Delle frasi, una canzone. Quello che vuoi. E poi? Ce lo mandi con un piccione viaggiatore. No, col treno. No, con un aereo. Il postino. Con una nave? No, con una mail. No, la maestra. Una maestra ci invierà tutto con una email. Noi leggeremo tutto con tanta, tanta attenzione e ci sarà una sorpresa. Per me? No, per loro. Ah, ok. Per loro, sì, per loro. Il nuovo speciale, la nuova puntata di Super Super Wow. Il potere della creatività. Io voglio fare l'astronauta e l'inventore. Io la cantante, la ballerina. Io voglio fare il dottore famoso. Io la giornalista per viaggiare in tutto il mondo. Prova a immaginare un mondo senza scuola. Poche cose potrai far. Prova a immaginare un mondo senza scuola. Nessun sogno tu avrai. Prova a immaginare un mondo senza scuola. Poche cose potrai far. Prova a immaginare un mondo senza scuola. Nessun sogno tu avrai. Però la maestra ha ragione. Per andare sulla Luna bisogna sapere la matematica benissimo. Per fare la giornalista famosa non puoi fare gli errori di grammatica. Prova a immaginare un mondo con la scuola. I tuoi sogni puoi realizzare. Prova a immaginare un mondo con la scuola. Il futuro ti puoi regalare. Prova a immaginare un mondo con la scuola. I tuoi sogni puoi realizzare. Prova a immaginare un mondo con la scuola. Il futuro ti puoi regalare. Io voglio fare il burattino felice, quindi studio. Anche io voglio studiare e fare il lavoro che mi piace. Sì, conviene studiare. Conviene, conviene molto. Sì, moltissimo. Apri le scuole in tutto il mondo. Apri le scuole anche in mezzo al mare. Apri le scuole sulla Luna. Così la NASA ti verrà a cercare. Apri le scuole in tutto il mondo. Apri le scuole anche sulle stelle, il suo sogno
aperta, io ci vado col pulmino. La scuola è bellissima, si sta insieme, si fanno tante amicizie. Io ci ho trovato la fidanzata. Io la mia amica del cuore. Tu però ieri mi hai fatto lo sgambetto. No, non è vero, bugiardo, non sono stata io. Ci sei stato detto, vesta. No, non è vero. Speciale, un collegamento con Houston, siamo in Mondo Visione dagli studi RAI, Radio Televisione Italiana da Fano, per intervistare il nostro famosissimo astronauta giovanissimo, perché c'è appena stato un allunaggio, vediamo se da Houston ci rispondono. Houston, Houston, ci siete? Non c'è? Ancora mi dicono dalla regia, ancora un attimo. Quindi ecco Tonino, l'astronauta di cui stavamo parlando, 35 anni, giovanissimo, ha nella sua storia la terza missione, il terzo allunaggio, incredibile ma vero. Vediamo, ecco, 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 mi dicono dalla regia, sta partendo il collegamento in Mondo Visione, ecco lo vedo Tonino. Sta comparendo l'astronauta, qui emozione grandissima. Houston, Houston qui, Luna, Houston qui, Tony dalla Luna, passo collegamento allunaggio fatto, passo Houston. Ehi, siamo qui collegati in Mondo Visione, tutti la stanno ascoltando, faccia un sorriso e ci dica com'è stato il viaggio. Il viaggio è andato benissimo, grazie al razzo che ho progettato io, e arriva dalla Terra alla Luna in 4 ore, ecco! Incredibile, incredibile, ma vero? Senta, com'è il tempo oggi lassù? Piove? Piove, piove, la gatta non si muove, signorina, qui sulla Luna non piove mai. Oh, che bel posto, la Luna non piove mai, bellissimo. Signorina, lei si documenti, sulla Luna non ci sono le nuvole, ecco. mi scusi che gaff. senta, senta, allora ci dica come ha fatto in tutti questi pochi anni ad inventare tutte queste invenzioni, questi razzi, queste cose. Qual è il suo segreto? Il mio segreto, che non è un segreto, è che quando andavo a scuola la mia maestra mi ha fatto sentire una canzone che diceva: prova a immaginare un mondo senza scuola, apri la scuola in tutto il mondo. E io quella canzone me la sono fissata nella mente e ho studiato, e ho studiato, 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 sono andata a scuola tutti i giorni e sono diventato un astronauta! Incredibile, ma io la conosco, apri le scuole in tutto, la conosco perché la cantavamo insieme a scuola con la maestra e io volevo fare la giornalista famosa, sono diventata una giornalista famosa in tutto il mondo e io cantavo questa canzone. Scusi, giornalista sulla Terra, si faccia vedere per favore. Giornalista, lei è la giornalista famosa, ma è la mia compagna di banco. Ma la Lalli, sì, come fai a sapere che sono la Lalli? Ma Lalli, eravamo compagni, sì, di banco, tu non mi riconosci? Enrico, ma... avevo i baffi 25 anni fa, ecco. Tu mi hai fatto lo sgambetto, mi ricordo, Tonino, adesso ho capito. Ma Tonino, sei proprio tu, incredibile. Sì, sono io, anche te andavi nella scuola tutta colorata con me, il vicino di banco, sì. Lalli. Sì, sì, col tetto rosso, col tetto rosso, una scuola bellissima, sì, sì, sì. Sì, sì, anche te, sì. Allora ti è rimasta impressa la canzone, sì, apri le scuole in tutto il mondo. Lalli, senti, anzi, sì, scusi, lei Lalli, sì, giornalista, sì, Lalli, mi dica, Tonino. Sei fidanzata sulla Terra? No, no, io Tonino non sono fidanzata. Ecco!
Ecco, fantastico! Senti, ma ti andrebbe di fare due chiacchiere, andare a prendere un caffè, una pizza! Sì, andiamo a farlo in piazza, ti aspetto, quanto ti ci vuole a tornare? Hai visto? Sono andata dalla parrucchiera! I capelli lunghissimi, che bello! Ecco, Houston, io sto attivando la procedura di ritorno. In 4 ore sarò giù e quindi torno. Lally, aspettami, sì, che poi aspetto. Facciamo due chiacchiere. Ciao, Houston, procedura attivata. Interrompiamo il collegamento. Fare l'astronauta e l'inventore. Io la cantante, la ballerina. Io voglio fare il dottore famoso. Io la giornalista per viaggiare in tutto il mondo. Prova a immaginare un mondo senza scuola. Poche cose potrai far. Prova a immaginare un mondo senza scuola. Nessun sogno tu avrai. Prova a immaginare un mondo senza scuola. Poche cose potrai far. Prova a immaginare un mondo senza scuola. Nessun sogno tu avrai. Però la maestra ha ragione. Per andare sulla luna